Benvenuto su Gossip News, ultime notizie in tempo reale. Una nuova e toccante puntata di Verissimo ha visto protagonista l'attrice Eleonora Giorgi, che è tornata ospite del salotto di Silvia Toffanin. Ad accompagnarla per la prima volta, i suoi due figli, Andrea e Paolo, pronti a condividere insieme a lei un momento denso di emozioni. Durante l'intervista Eleonora ha aggiornato il pubblico sul suo stato di salute e sulle sfide che sta affrontando con la nuova terapia. Nonostante la chemioterapia le provochi un malessere che dura per 12 giorni ogni due settimane, la sua forza di volontà rimane incrollabile. Eleonora ha rivelato di doversi preparare per un nuovo percorso con un farmaco sperimentale, che inizierà a gennaio. Con grande lucidità e coraggio ha raccontato il suo viaggio contro il tumore, che ha avuto inizio un anno fa, proprio mentre celebrava i suoi 70 anni e 50 anni di carriera. Nonostante le difficoltà, il suo spirito combattivo emerge chiaramente. Giorgi è determinata a non lasciarsi abbattere, lottando con ogni fibra contro la malattia. A rendere l'incontro ancora più speciale, la sorpresa organizzata da Silvia Toffanin, un videomessaggio di Cristiano Malgioglio. L'autore e cantante ha espresso parole di affetto e di incoraggiamento, rivelando il desiderio di collaborare con Eleonora per un album che includa 12 brani scritti a quattro mani. Questo inatteso gesto di affetto ha ulteriormente toccato la Giorgi, che ha sorriso e accolto la proposta con emozione. L'intervista si è conclusa con un momento di intensa commozione, quando Silvia Toffanin ha salutato Eleonora tra le lacrime, esprimendo tutto il suo sostegno. Con delicatezza, Eleonora ha risposto, ringraziandola per l'affetto e sottolineando quanto queste ospitate le diano l'energia di cui ha bisogno, aiutandola a sentirsi ancora vicina al pubblico e a trovare un momento di distrazione e normalità. I figli, a loro volta, hanno sottolineato quanto queste apparizioni televisive rappresentino per lei una boccata d'aria fresca. Cosa ne pensate di questo momento così toccante? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e condividi sui tuoi social preferiti. Grazie!